Nei prossimi 20 anni è previsto che il numero di persone giudicate non autosufficienti sarà raddoppiato, rendendo inadeguato di conseguenza l'attuale modello di assistenza e l'attuale offerta di prestazioni e di servizi che non saranno in grado di sostenere tale incremento. Per quanto riguarda l'Alto Adige, ad esempio, in base ad una previsione elaborata dall'Astat, il numero di persone al di sopra dei 70 anni passerà dalle 62.000 unità del 2010 alle 73.000 del 2020. Su queste tematiche si sono confrontati ad Innsbruck esperti ed operatori del settore nel corso del 4° simposio dell'Euregio, incentrato sull'assistenza agli anziani. Al centro dei lavori una ricerca attivata dal GECT Euregio e finalizzata ad approfondire lo stato in cui versano gli utenti che usufruiscono dei servizi di assistenza nei tre territori, al fine di rafforzare la rete dei servizi e migliorarne la qualità complessiva del servizio offerto agli utenti. Secondo lo studio, sarà possibile migliorare l'assistenza nei confronti dei pazienti più anziani grazie alla messa in rete di servizi di carattere ospedaliero ed ambulatoriale e rafforzando la presenza di servizi residenziali, come ci spiega Alessio De Vescovi, uno dei curatori della ricerca. Il futuro è nella messa in rete dei servizi e in quest'ottica è molto importante che vengano profusi sforzi da parte dell'istituzione, da parte degli erogatori del servizio, mentre il cittadino beneficerà di questo nel prossimo futuro. Naturalmente adesso è ancora un po' distante dalla materia, ma è molto importante arrivare a fare politiche di sensibilizzazione in tal senso, e il fatto che oggi istituzioni, erogatori del servizio si siano seduti intorno a un tavolo, abbiano cominciato a discutere di questa materia, è un aspetto molto importante, perché attraverso questo studio pone proprio le basi per un inizio di collaborazione che si auspica sia proficuo per il futuro e che possa portare dei risultati positivi anche in ottica di colui che usufruisce del servizio, ossia l'utente finale, il cittadino. Nel corso del simposio sono stati inoltre presentati alcuni esempi di best practice nei territori dell'Euregio. Fra questi la struttura di assistenza a Santo Spirito di Bressanone, dove è stata sviluppata la capacità di accesso improvviso da parte di anziani in seguito ad una necessità di assistenza traumatica. Nel distretto sociosanitario St. Joseph di Greens si sono invece specializzati nell'accesso cosiddetto precauzionale, con necessità di assistenza progressiva, mentre nella struttura Giovanni Endrizzi di Lavis la pratica virtuosa presentata durante il simposio ha riguardato il cosiddetto accesso tardivo, ovvero l'improvvisa necessità di assistenza per il venire meno di esistenti possibilità di cura. L'assistenza agli anziani sarà una sfida importante anche per la politica e le istituzioni dei tre territori, e il confronto fra i tre sistemi di assistenza può essere estremamente utile per migliorare la qualità complessiva dei servizi, come ci conferma Bernard Tilg, assessore alla sanità del Land Tirol. L'assistenza rappresenta in tutti e tre i territori, Trentino, Alto Adige e Tirolo, una sfida importante, dato che l'aspettativa di vita della popolazione fortunatamente è sempre più lunga e quindi aumenta anche il numero delle persone non autosufficienti. È una sfida comune e un compito importante garantire l'assistenza e la cura per i prossimi anni e decenni. Per questo credo che nell'ambito dell'assistenza possiamo imparare molto l'uno dall'altro. Attualmente siamo in una fase in cui confrontiamo le nostre idee, cerchiamo di accordarci sulle best practices da mettere in atto e di cooperare e collaborare strettamente per l'ulteriore sviluppo del settore. Il vantaggio per tutta la popolazione e per le singole persone risiede nel fatto che se l'assistenza si sviluppa e viene adeguatamente sostenuta dalla mano pubblica, tutti avranno dei vantaggi.